La data della Pasqua non è fissa come per il Natale, ma varia ogni anno. Prima di scoprirne il perché e scoprire qualche simbologia, ti invito ad iscriverti al canale spuntando la campanellina. Rimarrai così aggiornato sui prossimi video. Come detto, il giorno della Pasqua non è fisso, di anno in anno, in quanto segue i cicli lunari. La Pasqua viene sempre celebrata la domenica che segue il primo plenilunio dopo l'equinozio di primavera. Per convenzione l'equinozio di primavera cade il 21 marzo, ma come vi ho spiegato in un mio precedente video, lascio il link in descrizione, astronomicamente parlando, per gli anni a venire cadrà per lo più il 19 marzo. Quindi, per chiarire le cose, le prossime Pasque cadranno sicuramente dopo il 19 marzo, la domenica dopo il primo plenilunio. Varie simbologie accompagnano il periodo pasquale: le uova, la colomba, l'agnello, il coniglio, l'olivo, il cero pasquale e molte altre ancora. L'uovo. Per molte culture, l'uovo rappresenta la nascita, la vita. L'uovo è associato alla Pasqua, appunto, perché Gesù risorge, torna alla vita. La colomba. Tradizione che deriva dalle usanze ebraiche. Simboleggia lo Spirito Santo, la pace, la fratellanza. Fu grazie ad una colomba, secondo le tradizioni bibliche, che Noè capì che le acque si stavano ritirando. Una colomba, infatti, tornò all'arca con un ramoscello di olivo nel becco. L'agnello deriva sempre dalle tradizioni ebraiche e simboleggia il sacrificio. Il coniglio è una tradizione che deriva, più che altro, dai paesi nordici e rappresenta il rinnovamento e la rinascita. L'olivo simboleggia la pace. Richiama la Pasqua perché Gesù, quando entrò a Gerusalemme, fu accolto dalla folla con rami di palma ed ulivo. Le campane sono simbolo pasquale perché tornano a suonare dopo il silenzio di 3 giorni, annunciando la festa della resurrezione. Anche il cero pasquale rappresenta la resurrezione di Cristo. Bene, grazie per avermi seguito anche in questo video. Tanti auguri di buona Pasqua da Lucoral.